Siamo quindicesimi nel punto più veloce, 321,7 km orari. Però tutti sì, se no ci rimane via. Già fatto. Ok. Mazzo, stiamo vicinissimi qualcuno due. Eccolo. E datemi un minuto per la nostra leggera. Sì. Io pensavo che pioveva a un certo punto dalla qualifica. Porco Questo non era brutto. due. Ok, io ci sono. Ok, pure io. Partenza decisa, ben fatto.
ufficiali di gara hanno autorizzato l'uso del DRS. DRS disponibile dentro, da adesso. Stiamo avvicinando la finestra del pit stop, monteremo gomme medie. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 15,8 secondi. Attenzione, ci aspettiamo una perdita di aderenza da un momento all'altro.
finestra del pit stop si è aperta. Ripeti, abbiamo problemi di ricezione. Ricorda di entrare ai box in questo giro. Tieni d'occhio quanto dista la linea di limite di velocità all'ingresso della corsia dei box e fai attenzione a non superare il limite. Sarai subito in gara all'uscita dai box. Non dare gas. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione. Quella era l'ultima. L'attacco è 2,2 secondi. Segnale disturbato, ripeti. Vabbè, la gara è danneggiata, avrai problemi di rendimento in pista. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF.
distacco da quella dietro è 18,1 secondi. Vaffanculo. Fuori, esci ora. Non spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Siamo il fanalino di coda, distacco dall'auto davanti, 19,8 secondi, monta gomme medie e nuove, la strategia di gara è completa, adesso devi finire la corsa con queste gomme, 5 giri alla fine della gara. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Consigliamo di passare al Mix 2, carburante al Mix 2. Il distacco dalla vettura davanti è 13,4 secondi. Distacco dal tuo compagno avanti a te è 14,8 secondi.
Attenzione, attenzione! Qualcuno è uscito di pista davanti a te, stanno sventolando la bandiera gialla. Bandiera verde. Abbiamo carburante a sufficienza per soli due giri. Sei all'ultimo giro. Ma che cazzo è successo? Io ho visto Frank dietro di me. Io, raga, non lo so, a un certo punto mi ha laggato e sono uscito di pista quando stavo davanti dei 10 secondi, no, e sono dovuto al box, ho perso 10 secondi perché mi hanno cambiato l'alettone. Poi quando sei entrato mi sono ritrovato Gubbiz davanti che mi ha stretto e mi ha fatto uscire un'altra volta. Quindi una gara per merda, male. Per battere così almeno mi mettiamo. Sì.